Stupore, meraviglia e ilarità, alcune delle caratteristiche della prima festa della Pro Loco La Gallicciola, che ha visto impegnati lungo le strade di San Martino in Pensilis e nelle piazze numerosi artisti di strada. L'iniziativa Artisti nel Borgo, in questa prima edizione, ha saputo sposare gli spettacoli dal vivo delle arti circensi con giocolieri, sputafuoco, fakiri e trampolieri, con la buona e sana cucina tradizionale sammartinese. Prima i fagioli, difatti allessati da ieri sera, messi nell'acqua a bagno, poi stamattina lessati, nel pomeriggio ho fatto un ragù col pomodoro e un po' di cotenna di maiale e poi ho aggiustato la pasta. Un'estate ricca di appuntamenti a San Martino in Pensilis, promossa dalla Pro Loco e dall'amministrazione comunale. Abbiamo una Pro Loco che si sta davvero dando da fare, ci sono dei ragazzi splendidi che stanno lavorando tantissimo e stanno allietando queste bellissime serate. Tra l'altro questa sera il clima ci aiuta parecchio, molto fresco, la gente esce, poi San Martino è una cittadina viva che partecipa e quindi rende un po' tutti gli avvenimenti che costruiamo da soddisfazione. Dopo il successo degli artisti nel borgo, il prossimo appuntamento firmato dalla Pro Loco La Gallicciola sarà per il 19 agosto. Un appuntamento solo esclusivamente per i giovani. Il 19 agosto con lo Schiuma Party, con guest star Cristian Galella, abbiamo voluto dare anche ai giovani l'opportunità di poter esprimere la propria voglia di vita e vedere anche noi un po' grandicelli come fanno questi giovani a divertirsi, per cui ci divertiremo tutti quanti. Presente in questi giorni estivi una mostra dell'artista Anna La Vecchia nelle sale della Società Operaia, in esposizione opere che ritraggono il comune di San Martino in Pensilis. L'evento è dedicato al compianto professor Michele Mancini, presidente della Società Operaia fino al 2012.